Nel video di oggi parleremo del perché il mio geco leopardino non c'è più. No, sto scherzando, sta da Dio, è qui. Cominciamo. Ciao ragazzi e benvenuti ad 11 Giga, il canale YouTube dedicato alle tartarughe d'acqua e ai rettili. Lo so, molti di voi ultimamente mi hanno domandato: ma dove caspita hai finito il tuo geco leopardino Smiley? C'è ancora? Non c'è più? Certo che c'è, ma dove volete che vada Smiley? Smiley è qui ed è parte ovviamente della famiglia di 11 Giga. Ed è in realtà molto semplice tenere un geco leopardino ed è sicuramente uno dei gechi, dei rettili, che consiglio a tutti. Una delle cose che adoro di più di Smiley è che passa la maggior parte del suo tempo nella tana calda. Nella sua tana calda, ma appena sente la mia voce oppure appena vede che arrivo, specialmente magari la sera essendo crepuscolari e notturni, mette la sua testolina fuori ed esce e inizia a grattare sul vetro perché sa che è ora di mangiare. Comunque nel video di oggi daremo da mangiare a Smiley. Tra l'altro molto spesso mi chiedete se è semplice da tenere e da pulire e se puzza. Beh, nel momento in cui fa i suoi bisogni di sicuro un po' di puzza c'è. È splendido perché fanno, per la maggior parte, tutti i gechi leopardini fanno i loro bisogni sempre nello stesso punto. Di conseguenza so che va lì, so quando va lì perché è molto ciclica nel fare la sua cacchina e di conseguenza devo semplicemente andare lì, togliere le cosine e basta. Ed è assurdo. E nel caso vi state chiedendo dov'è Smiley, in questo momento sta dormendo ed è all'interno della sua tanetta ed è per questo che non c'è e che state semplicemente vedendo dei b-roll e quindi dei filmati che ho girato poi. Quindi per tutti voi che vi chiedete, che mi chiedete molto spesso se il geco leopardino è un ottimo animale, innanzitutto vi dico che c'è un video dedicato alla differenza tra i gechi ciliatus e i gechi leopardini, lo trovate sul canale YouTube di 11 Giga, proprio per farvi capire quali sono le necessità e i requisiti dell'uno e dell'altro. Vi posso dire che sono splendidi rettili e che se vi volete avvicinare al mondo dei rettili e anche in generale per i vostri bambini, per i vostri figli, se in un modo o nell'altro volete farli appassionare e se volete appassionarvi con loro e se volete farli responsabilizzare ad un animale, sicuramente questi gechi sono ottimi per voi. L'importante, come con qualsiasi altro animale, è capire, studiare, imparare e sapere effettivamente quello che c'è bisogno per questi rettili. We'll be right back.
un'altra domanda che mi fate spesso è: ci sarà mai, arriverà mai un compagno o un'altra compagna per Smiley? Beh, allora, il terrario che c'è adesso, che è un terrario 50x40x40, è un terrario grande, ma è abbastanza per un solo geco. Infatti, se vogliamo mettere due gechi insieme, sarebbe meglio avere un terrario di almeno 70 cm di lunghezza. E ad ogni modo, se mettete due gechi insieme, vi consiglio due femmine piuttosto che un maschietto e una femminuccia. Se volete tenere un maschietto insieme ad una femminuccia, vi consiglio invece di mettere un maschietto con due femminucce e di conseguenza tenere sempre un rapporto simile. Ad ogni modo, nel momento in cui avete in mente di inserire tre gechi, che siano tre femmine o che sia un maschio e due femmine, mi raccomando, mai due maschi insieme, vi consiglio almeno un 90 o 100 cm di lunghezza di terrario. Ad ogni modo, è importante, prima di fare una mossa del genere, sempre ricordarsi di capire com'è l'ambiente e anche nel momento in cui lo fate di verificare sempre come stiano i vostri animali, per evitare che un maschietto possa andare a stressare troppo le femminucce e che in generale anche tra le femminucce non ci sia nessun tipo di problema, perché può sempre capitare. Quindi tenete sempre gli occhi aperti su queste cose, non date nulla per scontato e piuttosto che fare una cosa fatta tanto per vabbè, ma tanto chi se ne frega, informatevi, fatevi due domande in più, fatevi due giri in più su internet e cercate di capire al meglio come poterli tenere nel migliore dei modi. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo di iscrivervi ad 11 giga perché ci sono due nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15, e noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video.